cerca un devaglio. A onde gli? Ah, andavi sì. Ah, a onde sei tu? E poi si carbo tutto. Grazie assai. Che se non aiutavo per i poveri malati. E che voi solo venivo, ci dormo tutto, non avevo con giù la compagna. E voi dicete che scende via l'accompagnatore e io venivo a casa, o mi faccio assegnare la pensione in validità. Io sono una persona onesta, di sani principi morali. Uno che nonostante l'evidente handicap mizzica come spicco buono l'italiano e l'inglese, dicia nonostante l'evidente handicap. Ma onde gli? Da onde gli? Sogno io. Ha saputo reagire alle, come si dice in italiano, alle interferenze della vita, come si dice, a testa alta e sempre nel pieno rispetto delle regole. Insomma, chi volete? Vi pensate che sogno uno che fece finta che è orbo in modo ossificato, insieme non gli musai gli occhi a carte? No, per carità, non mi permetterei mai. E poi, io non solo giocare a carte, semmai ai cavalli. E voi? Io veramente non gioco a niente. No, che capisco. E voi veniste a visita, per quale malattia? Ah, caso di zoppo, assolutamente zoppo. Ma, mi scelto buffone. O vi pigliamo con una cosa? No, nessuno riceve diritto, questo che non sappiamo che nel penicidente calato. E penso che voi, calapa, io facendo i gare clandestine. Ma quale gare? Che io lavoro io. E da una curva, mi passava avanti una cane, e poi mi serva di me ne un tuo. Non lo pigliamo. Ah, povero stupido! E voi scansiate a un cane, vi sortigliate voi! Ah mia, non mi raccontate giusto! Voi siete uno i figli che fece finta che zoppo in modo per mostrare i soldi dello Stato! Io sono il zoppo veramente, che andate già anni che sta cambiando la moto! Sì! Dino tutti a così, ma come facete con le vatti arrascinando la gamba tutta la giornata, non vi stancate? Mi disse che sogno zoppo veramente, ma allora non sentite. Io sento, non sogno sordo, la malattia mia è l'orberia. Comunque cercate non mi credate, che se no vi piglia alcuna cosa, capisciste voi? Comunque, voi com'è che andate 10 anni che siete zoppo, dicete, ancora la pensione non va a lettero. E se mandano da due racca eramo. Oh, com'è? Oh, che ne ho fatto? Questo gridare, vogliamo smetterla? Non siamo mica al mercato. Questo è un ambulatorio medico. Un po' di silenzio. Che adesso inizia. Scusa,
scusate, mi accompagnate un attimo alla porta, che mi spendia sì, una cosa. Sì, una cosa calda, c'è la prima del mio. Stavo ci carburo tu. No, no, ah, porta qua. Poco meno. A me mi pare che andavi una bella scollatura, andavi a visto che cosce che andavi a... Vedi, ma non pare che non siete orbuto tutti, no? Quando volete vedete. No, ma che volete? Dove l'orbo? Insomma succede che certe cose... gli vedono pure l'orbe. Sì. Mettetele agli occhi, vediatela. Sentite, ma sì. Vi vedono un po' carino meglio. Mi pare... Come lo vedete questo cane meglio? Mi pare che vi conosco. Sentite, come vi chiamate? Francesco Zappalavigna Fuantoni. Piacere. Io sono Nicola Bottazzi Fu Vincenzo. Però tutti mi chiamano Cola l'Orbo. E che sì, che orbo siete veramente. Ma sapete che vogliamo dire a voi, sì, che siete una persona simpatica. Mi chiamano Cola l'Orbo perché io ando via da voto a pensione. Però in poi... In orbità. Però poi mi ha cacciato. E perché? Perché va a cacciare? Si sta per rissolo. E decidi, mi decidi. Perché va a cacciare? Non so decidere a nulla. No, non c'è che non va a noi, un caro c'è che non. Allora, io, dopo che andai a pensione, sì, sono lì a frequentare il cinema. Ah, io ero cinematografo. Sì, il cinema che chiamano Arde, Cinema Arde. Vai. Cinema Arde, Arde. Vai. E non chiede che fanno quelli film belli, che si vedono tutte le belle cose, tutte le... Ah, è western, no, sì, è nei film sexy, quelli belli. Ah, che sexy. Sì, sì. No, quelli sexy, che si abbassano, che... Insomma, quelli sono per uomini, mi capisci questo? Ah, sì? Sì. Sporcaccione. E che volete, se no la vita che è, se uno sta chiuso e non voglio vedere le cose belle. Ma quel che capitava a rete mia? Non aveva nulla. Tu capitava a rete mia, proprio un po' a posto da rete mia. Ah, quindi non aveva nulla. Figlio medico che mi andavi a dare la pensione. Sì. Oh, come si vede pure lui che è belle. Che sporcaccio. Però a mia poi la pensione mi ha cacciato. E mi io buona, perché volevo non mi restano per troppo. E scusate, è buon molto resto, perché non c'è la visita. Tornai qua, perché poi, che il medico dicevo... Che dà? Sacco Dio. Che si fa Dio? Sacco Dio, senti Dio, si vende l'anima tuo Signore. Oh, poi c'è l'anima sua. Sì, come un'altra linea, ma fa la visita. Oh, per capo quando trova la soglia. Signore, dove è io? Quello che va a settare. Ti voglio aspettare. No, grazie, non mangia a quest'ora. No, se volete va a settare, che sicuramente siete stanca. L'anca andai buona, non come a voi. Ma vendigliete. Allora sapete che mi sento che sono stanca. Questo
Chi è? Sogno, è Filomena. Chi è? Qui è Chillo. Chillo è il signor Francesco Zappa Lavigna, fu Antonio. Ah, sì? E vi fidi di zappate con una gamba? E lo Zappa, poi mettiamo Zappa Lavigna, Francesco fu Antonio. Sì, io papi scia, sogno sorda, non sogno scema, Zappa da vigna d'Antonio. Mi stessi sudda come una campana. Si voglio una banana, mi disse che no, che non mangio a chi scura poco come ho. Danzi Nicola con Vincenzo. Ecco. Prego. Ah, ecco, si accomodi. Chi è questo, signor? Vedete che è orba, madre. Ciao, prego. Prego. Si accomodi. Ecco. Bene. C'è una cosa, dottoressa. Cosa c'è? Guardate. Poco. Ecco. Bene. Grazie. Prego. Si accomodi di qua. Prego, venga. Ciao, prego.